Focaccia dolce, questa la dovete provare. Prepariamo 650 g di farina. Io utilizzo metà 00, metà Manitoba. Aggiungiamo una busta di lievito di birra con pasta madre disidratati per dolci lievitati. E mescoliamo bene. In un'altra ciotola versiamo 150 ml di latte tiepido, 150 ml di acqua tiepida, 120 ml di olio di semi di girasole, 150 g di zucchero, una bustina di vanillina e un cucchiaino di sale. Mescoliamo ed aggiungiamo la farina poco alla volta. Quando l'impasto è bello consistente, lavoriamolo con le mani. Lavoriamo a lungo fino ad ottenere una consistenza morbida, elastica ed omogenea. Sistemiamolo in una ciotola, incidiamo a croce, copriamo con pellicola. E ora mettiamo a lievitare in un luogo caldo fino al raddoppio del volume, ci vorranno circa 2 ore. Ecco l'impasto lievitato, adesso lo sistemo in teglia. Questa è la mia teglia 35-35 e deve essere unta abbondantemente. Ungiamoci bene anche le mani così da poterla allargare facilmente. E ora la seconda lievitazione. Quindi lasciamola lievitare ancora per circa 30 minuti. Cospargiamo la superficie con lo zucchero. Cuociamo a 180 gradi col forno ventilato per 20-25 minuti. Eccola qua,